Allora ragazzi, bentornati su Strange Gaming. Questa volta giochiamo un gioco per PC recente che si chiama Paratopic. È un gioco molto strano che sembra un gioco per la prima PlayStation. Infatti, secondo me, cita un po' Silent Hill. L'atmosfera sembra quella di Silent Hill. E io l'ho trovato per puro caso sto gioco. Non sapevo neanche che esistesse. L'ho trovato su Steam, l'ho preso perché mi interessa particolarmente. In questo gioco, come dice all'inizio, io non ci ho mai giocato. Quindi non so cosa mi aspetta, ragazzi, e spero che non sia troppo spaventoso perché ci sto giocando ad un'ora veramente tarda. Io sto mezzo rimbecillito, quindi non lo so. So solo che bisogna finirlo in una sola seduta, perché dicono che un gioco breve non si può salvare, quindi va finito in un'unica seduta. Andiamo a provare a iniziare. Allora, ecco, Paratopic non si può salvare. Ecco, la cosa che ho detto adesso, se c'è scritto. Ecco qua. Hai un nemico amico. Che cacchio significa? Sembra ambientato in un carcere. La grafica sembra quella di un gioco PlayStation 1, però il volto è digitalizzato, vedete? Ma vedete un po' what? Che dici? Abbiamo avuto una chiamata per quanto ti riguarda. Questo è un poliziotto, dice, sei stato segnalato. Hai della merce non dichiarata, ci hanno detto. Merce non dichiarata. Possiamo rispondere, non so di cosa parli, chi l'ha detto. Certo, sono sicuro che possiamo metterci d'accordo oppure niente. Allora, la 1, non so di cosa stai parlando. Allora, perché un cittadino preoccupato ha avuto bisogno di avvertirci, diciamo, per quanto ti riguarda? Perché ci ha fatto la segnalazione un cittadino? Preoccupato. Due, non dico niente. Perché non so. Non hai niente da dire? Perché la prima opzione era ho dovuto provarci, quindi ammissione di colpevolezza. Io invece non so proprio di cosa sta parlando, sinceramente, perché non so di cosa parla questo gioco. Quindi noi, insomma, siamo stati accusati di qualcosa. Ci cioè abbiamo tipo una qualche. Ah, sto su una sedia, ecco, non ce l'avevo visto. Ci sono delle sedie qui. Sembra il corridoio di un carcere. Non hai niente da dire? Allora, uno, ho bisogno di vedere il mio avvocato, gli rispondiamo. Pensi di essere furbo? Non gli diciamo niente. Cassette. Allora dice, siamo abbastanza occupati. Di notte molto, diciamo, cioè, siamo molto occupati di notte. E non ci sono telecamere qui. Pensi che il tuo avvocato mi fermerà dal controllare, dal perquisirti e vedere quelle cassette? Controllare quelle cassette? Quindi si parla delle cassette, ma non so se audiocassette o videocassette. Mi sa tanto che si parla di videocassette, ragazzi. Quindi il gioco si svolge tipo negli anni 80 o anni 90. Immagino anni 90 anche perché l'estetica è quella di un gioco PlayStation. Allora, possiamo rispondergli. Uno, voglio l'avvocato. Due, sono solo cassette, amico. 3, non guardare le cassette. Allora, diciamogli, sono solo cassette, amico. Cosa? Filmini fatti in casa? A nessuno importerà se riguardo allora. Rispondiamogli solo questa, possiamo dire, non dovresti. Non mi posso muovere? Se ne sta andando? Quindi siamo stati fermati per avere delle strane videocassette e non si sa cosa c'è sopra. Qualcosa che non dovrebbe esserci. Sono videocassette legate. Sta guardando? C'è un cadavere e c'è un uccello che se lo sta a mangiare. Intanto la gente stava guardando una videocassetta, si vedevano dei flash di luce. C'è una fermata del treno, stop, dell'autobus. Dice sì. Sono qui. Sei pronto ad andare? Ah, ma questo è un autobus. Quasi pronto. Hai detto il tuo mantra? Sì? Mi sa che già lo so io che rispondo. Bene, piccola, è quello che voglio sentire. Quindi lo facciamo tutte le volte. Sì, guarda, non c'è molto da dire questa volta. Portaci ogni traccia. La cameriera non c'è. Ecco,
Ce la fai? È questo quello che... Brava ragazza, hai nervi d'acciaio. Your hike go, ok? Cioè, la tua arrampicata va bene, ma di che stai parlando? Sono una donna da esterni, del solito posto allora. Che devo fare? Devo... Che è una macchina fotografica e una Rolex? Quindi io praticamente sono una killer? Sono una killer? Perché da come dice all'inizio sembrava fosse tipo una prostituta la protagonista, invece no, è una killer. Deve fare il lavoro di ammazzare qualcuno. Prendiamo le pallottole. La macchina fotografica devo prendere? Non posso spostarmi. R ricarica. 5, 6. Ok. Oddio. Segui queste istruzioni. Allora, segui le istruzioni. Non fare di testa tua. Sai bene cosa è successo l'ultima volta. Dovrai essere professionale. Professionale. Posso rispondere io, sì signore, oppure perché io, oppure niente. Mi rispondo perché io. Ci sono dei debiti. Devono essere pagati. Gli rispondo, non sono i miei debiti. Adesso sono i tuoi. Gli rispondo. Abbiamo già sistemato la questione due volte. Devi essere professionale. Funziona meglio se fai così. Sì, signore. Bene, una risposta professionale. Non prenderai le cassette qui. Le abbiamo lasciate nel tuo appartamento. Abbiamo la chiave. Ah, non prenderemo le cassette qui. Quindi devo uccidere una persona e filmare mentre lo filmo? Mentre lo uccido? Quindi una specie di snuff movie? E le cassette sono quelle che ha trovato il poliziotto. Quindi questo è quello che è successo prima. In pratica, a quanto ho capito, la protagonista, cioè io, ha ucciso una persona e l'ha filmata. E la polizia ha trovato le videocassette. E lei l'ha fatto già due volte, quindi questo è il terzo omicidio che fa filmato. A quanto ho capito, magari ho sbagliato tutto, però da quanto sto capendo forse è così, poi vedremo se c'ho ragione. Allora, avresti dovuto dircelo comunque. Che cosa? Rispondo io. Non devi fare la stupida con me. Dico, non lo sapevo. Devi essere professionale. I mentitori non sono professionisti, a meno che non sei una mentitrice professionista. E in quel caso ho un lavoro diverso per te. Non gli diciamo niente. Lo sapevamo naturalmente, ma ci aspettavamo che tu fossi professionale con noi. Devi essere completamente sincera. Possiamo dirgli mi dispiace, oppure già lo sapevate, oppure non sapete un'altra parola? Ah, oltre al professionale, dice. Io dico, lo sapevate già. Noi richiediamo la tua completa lealtà e discrezione. Gli dico di sì, faccio sì con la testa. Sono come dei cani a volte. Devi tirargli degli avanzi. E ti abbiamo dato degli avanzi. Va bene, gli rispondo io. Vai oltre il confine e dai la merce nei punti regolari. Qualsiasi cosa fai, non guardarle. Noi lo sapremo se tu lo fai. Ah, quindi io devo... Ah, non devo ammazzare qualcuno il fiano. Quindi io devo smerciare delle videocassette pirata, tipo degli snuff movie. Devo smerciare delle videocassette e che loro hanno messo nel mio appartamento. Quindi devo andare a prendere le videocassette e andarle a portare al cliente. E la pistola sarà per sicurezza. Che cosa contengono queste videocassette che non devo vedere? Ma il tizio è sparito. Il tizio se n'è andato. Questo qui è una caffetteria. Un caffè. Però il cadavere che c'era qui davanti è sparito. Forse era un'allucinazione? Food. Sai, mi tocca uscire. Posso andare nel retro? Si può correre comunque. Sì, posso andare nel retro. Però mi dice.
C'è un simbolo che dice che non è permesso per i clienti andarci. Posso uscire da qui? No, non posso uscire dal locale. Posso solo andare sul retro. Comunque non gira benissimo, eh. Ah, guarda, ci sono delle carte di quelle psichiche e anche dei tipo dei santini o tarocchi. Sembrano tipo delle carte tipo santini e ci sono delle queste carte psichiche. No, non sono carte psichiche, sono i segni zodiacali. Sono carte dei segni zodiacali. Qua ci sono delle foto di... Andiamo un po'. Prendiamo la carta del toro. Questa è l'ariete. Questa la M non mi ricordo cos'era. Era tipo sagittario. Questa è tipo pesci. Mi pare. Quest'altro non mi ricordo. Capricorno forse, boh. Qua ci sono delle immagini sacre. Quindi c'è il sacro e il profano, cioè l'oroscopo, che non è, che è assolutamente una cosa pagana, non è una cosa sacra. E poi ci sono delle immaginette sacre. Andiamo sul retro a vedere che ci aspetta, visto che comunque non possiamo uscire dal locale. Oddio. Paratopic, devo ammazzare quel tizio, non ci ho capito un cacchio, raga. Ok, ma dove sto? Sto tipo dentro una casa vecchia. Vedo. Allora, ragazzi, questo gioco mi ricorda un pochino, sapete cosa? I giochi della Pig Farmer Games, o meglio, adesso ha cambiato nome, si chiamano Puppet Combo. Però fanno dei giochi tipo più survival e stealth. Invece questo qui è tipo un gioco d'atmosfera narrativo. Che racconta una storia, è tipo un gioco artistico, però mi sta molto piacendo, nel senso lo trovo molto interessante. C'è una sigaretta? Ho spento la cicca e adesso il fumo non c'è più. C'è l'ascensore, lo chiamiamo. Vedo la tromba dell'ascensore. Sta arrivando. Non mi piace sta musica, è un po' minacciosa. È lentissimo ad arrivare all'ascensore, fatto apposta, ragazzi. Sto gioco è proprio un gioco di rottura, nel senso di rottura dico io, cioè nel senso di rottura, nel senso che è un gioco artistico, no? Che è particolare, ti costringe il giocatore a delle attese proprio immotivate, semplicemente per una questione di atmosfera. Guardate, c'è anche una specie di nebbia qua sopra. La grafica è proprio stile prima PlayStation, come vedete le texture non filtrate coi cubettoni. Guardate, ci si vede anche la luce dell'ascensore. Ma è lentissima arrivare a questo ascensore. Dai, su. Ok. Però è curato, anche se la grafica è volutamente... Volutamente rozza, è molto curato, però appena sono entrato subito sono uscito, avete visto? C'è stato proprio un taglio temporale, non mi ha fatto salire, cioè mi ha fatto attendere che arrivasse l'ascensore, ma poi non mi ha fatto attendere che risalisse. Questo è tipo un cesso, qua non si può andare. Questa porta è chiusa. Questi sono i rubinetti. L'acqua non esce. L'acqua non esce. Si apro qui. Che c'è scritto qua dietro? Almost out, vuol dire sono quasi uscito. Ma perché c'è quella scritta là dietro? Non si può aprire. Vedete che c'è una doccia qua. L'acqua non esce. Qua però c'è una cosa qua dietro. Andiamo a vedere se c'è qualcosa. Tutta sporcizia, tubi rotti. Ma non c'è niente di utile. Ma corriamo un po'. Qua ci sono delle cabine elettriche arrugginite. L'effetto di vecchiume, ruggine, schifo fa molto Silent Hill, eh. Chi è sta tizia? Allora, alcuni uomini sono entrati qui prima nel tuo appartamento, non li riconosco.
Quindi questa qua è tipo una vicina di casa che ha visto gente che entrava. Forse erano gli, come si dice, i disinfestatori, oppure, o era solo era solo un amico. Tre, ti dispiace che la cosa resti fra noi? Che gli dico per non destare sospetti? Ora erano solo amici. Hanno lasciato qualcosa di grande per te. Grazie per avermelo detto. Oh oh. Sentite le voci come sono distorte, come sono strane. Oh oh. Allora, questo è il suo appartamento, non il mio. Questo è il mio. Ma prima di entrare voglio vedere cosa si vede dalla finestra. Sento delle voci dagli altri appartamenti. Non si riesce a capire che dicono. Fammi scansare, ho sentito dei rumori. Andiamo nell'appartamento. Mamma mia, è tutto buio, non c'è niente. Fammi accendere. Mamma mia, che schifo d'appartamento! C'è solo un lume, ma è piccolissimo, c'è solo un lume e un materasso a terra. Allora, cosa c'è qui? Ci sono degli scatoloni, tipo appena traslocato in pratica. Qui ci dovrebbero essere le cassette, le videocassette che mi hanno dato quelli. Sì, infatti è pieno di videocassette. Sono cassette, non è vero? Bussa prima! No, oppure diciamo, ah, ti serve qualcosa? Quindi due, ti serve qualcosa? Me ne serve un'altra. Un'altra di cosa? Vuole un'altra sigaretta, una cassetta, una canna o qualcosa? Gli dico non dovrei, oppure no, gli dico di no, basta. Vaffanculo. Cos'è che ti ferma questa volta? Non lo so. Ah, lei forse vuole una videocassetta da noi, quindi la videocassetta forse è una metafora per qualche altra cosa. Visto che noi spacciamo videocassette di cui non si sa il contenuto, chissà che c'è, forse la videocassetta rappresenta la droga. Ok, quindi lei ne vuole una perché vuole la droga e noi la dobbiamo spacciare invece. Comunque, vabbè. Non lo so. Non sai un cacchio, ci dice. No. Noi gli rispondiamo, non devo, non devo. Sei sempre stata buona con me, dai, sto morendo di fame. Non posso, non posso, non dovrei. Ricorda che non vuoi che nessuno sappia dei tuoi amici. Ma gli rispondo, non puoi guardare quella che ti ho copiato l'ultima volta? Ah, quindi l'ultima volta che ho fatto una copia della videocassetta? L'ho già usata, adesso non si vede più. C'è solo nebbia. Ne hai un sacco lì, dammene una sola e non dirò niente. Gli dico solo una, ma la devi far durare. No, non posso. No, non voglio. No, non posso, gli diciamo. Chi si accorgerà che ne manca una sola? Loro se ne accorgeranno. Non fare la stupida. L'ultima volta l'hanno scoperto, gli dico. Ma me ne devi ancora una. Gli possiamo dire, o non puoi farmi cambiare idea, oppure va bene, te ne dico una, non puoi farmi cambiare idea. Lo farò. Ok, siamo in macchina ora. Posso guidare? Posso? Sì, posso sterzare. Guardate che bello l'effetto di luce sul guardrail. Veramente la grafica è fatta con tre poligoni e due texture sgranate, però è veramente affascinante la grafica di questo gioco, ragazzi. C'è sa radio? Sentono delle parole inquietanti. Ho messo della musica? La musica dei Quark questa, eh?
Che poi non ricordo che brano di musica classica fosse. Sento delle interferenze nella radio. Provo a cambiare stazione. Sono delle parole incomprensibili. Mi sa che è una lingua inventata, quella del suo gioco. So, a call of tell the world small, a lot well of you so called green gold, where Karen go forward then you. Allora, somiglia vagamente all'inglese, ma sono parole inventate, non c'hanno senso.